Buongiorno a tutti cari amici, ultimo giorno del Vinitaly, ci siamo spostati in Veneto, siamo nella zona del consorzio del Soave, l'amico Aldo Lorenzoni, direttore del consorzio, che è sicuramente stato durante questi quattro giorni uno dei più attivi con novità, eventi e situazioni varie che hanno coinvolto anche situazioni e accordi di collaborazione con altri consorzi, pensando al discorso di Vulcania. Vuoi dirci qualcosa in merito? Allora, benvenuti in Veneto, quattro giorni intensi, naturalmente abbiamo iniziato domenica come Vinitaly, però questa novità voluta da Vinitaly in qualche modo ci ha aperto ulteriori possibilità, era importante, infatti credo non l'abbiamo mai fatto, ma volevamo assolutamente farlo, quindi portare il Soave, portarlo nel centro storico di Verona, siamo stati in Piazza Erbe, in numerosi locali, e direi proprio Soave, Piazza Erbe, la piazza storica, due veri scrigni, due tesori, due patrimoni di Verona, ed è stato veramente un grandissimo successo, quindi abbiamo iniziato Vinitaly molto carichi, tematiche, diciamo l'impegno del consorzio molto importante su tantissimi fronti, direi rapporto Soave, vino giovani, primo giorno, l'abbiamo fatto con tantissimi testimoni, il tema dei vulcani l'hai citato tu, e quindi abbiamo costituito la prima, l'unica vera associazione dei territori vulcanici d'Italia, da Soave all'Etna, passando per la Toscana, passando per la Campania, per le piccole isole, quindi è una novità direi nel panorama italiano per comunicare lo stile del vino bianco, sullo scuro i vini autoctoni e vini di grande intensità, di grande longevità, di grande mineralità, di grande stile, e credo che faremo grandi cose con questi vini. Ci sono anche altri consorzi che fanno parte della vostra famiglia, il consorzio del Duello, altri consorzi più piccoli, c'è qualche novità che sarà presentata al Vinitaly anche da loro? La Verona è una, direi, un po' la patria per certi versi, anche dal punto di vista numerico dei vini in Italia, e naturalmente vicino al Soave, vicino alla Policella, vicino a altre denominazioni importanti, ci sono anche denominazioni magari meno conosciute, più piccoline, ma comunque altrettanto vogliose di essere presenti in una rassegna importante internazionale come questa. Le sedi Durello, il Durello, Bollicine, Vitigno Autoctono, direi metodo classico, un vino straordinario, come in qualche modo in questo momento finale del Vinitaly, affrontando due espressioni territoriali, quella di Verona e di Vicenza, direi credo che sia il modo di vedere la Bollicina italiana, la Bollicina originalissima, la Bollicina che pochi ancora conoscono, ma è in grande crescita. Altri due territori, Mellara e Barcole, espressione di una viticoltura familiare molto diffusa, vini rossi e bianchi di grande persistenza, di grande carattere, direi così. E quindi Vinitaly sicuramente è una tappa importante, però è sicuramente solo un episodio del lavoro che ogni consorzio poi deve fare giro per il mondo tutto l'anno. Per quanto riguarda il Soave, siamo appena tornati da Tokyo, siamo in partenza con un mese importante di organizzazione del Soave, la Grande Mela, e quasi 100 punti vendita che proporranno il Soave come primo vino. Direi che possiamo a questo punto concludere la nostra intervista, e tra poco anche l'esperienza di Vinitaly. Con parentesi, spero che almeno un giorno due di riposo prima di partire per le nuove avventure per le premiate, perché è sempre faticoso e snervante. Comunque per noi rimane e continua anche domani da Vinitaly Soave. Prossimo appuntamento con Vulcania sarà 8 giugno, 8 giugno. Sempre Soave? Sempre Soave. Salute. Che abbiamo l'onore e l'agio di sentire.